E dunque, visto che si torna a parlare di vitalizi, io avrei, visto come argomento, insomma, che mi è caro da molto tempo, avrei una proposta in merito. Bisognerebbe toglierlo, non solo toglierlo ai condannati, ma toglierlo a tutti, proprio in generale, togliere tutti i vitalizi. Abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, quest'ultimo anno, situazioni di lesioni di diritti spaventosi, non sarà grave, anche per coloro che ritengono che il vitalizio sia un diritto e non una truffa, qual è stata ai danni degli italiani, ammette che si possa rinunciare a questo diritto. Abbiamo rinunciato al diritto alla libertà, al diritto di incontrare i nostri genitori, abbiamo incontrato tanti diritti, si rinuncia al vitalizio. È l'occasione giusta per rinunciare a tutti i vitalizi. Quindi il Parlamento approva una norma che dice tutti i vitalizi dal 1 giugno 2021 sono aboliti. Chi ha un'altra pensione, e sono gran parte dei parlamentari, vivrà con l'altra pensione, da avvocato, da dirigente pubblico, da professore universitario. Chi non ha un'altra pensione, perché non ha nessun motivo di averne due, chi non ha un'altra pensione vive con la pensione minima, come fanno tanti, tantissimi italiani. La legge dal 1 giugno, abolizione totale di tutti i vitalizi. Chi è che ci sta?